ciao a tutti, vi parlo oggi di libertà di parola perché ieri ho visto un video che mi è piaciuto molto di un giornalista americano che spiega cos'è il diritto alla libertà di parola, alla manifestazione del proprio pensiero e di come questo sia tutelato, meno sotto certe forme, dal primo emendamento degli Stati Uniti. E queste sono cose che più o meno sapevo già, però il modo in cui le spiega è molto chiaro, mi è piaciuto, fa riflettere. Vi metto il link in descrizione, se masticate l'inglese guardatelo. Io ho sempre criticato gli Stati Uniti d'America per la loro politica estera, per come gestiscono il mondo, e tuttavia devo dire che a livello costituzionale secondo me sono ancora molto molto più avanti di noi italiani, della Russia certamente e di quasi tutti gli altri paesi al mondo, diciamo, perché loro difendono il diritto alla manifestazione della propria opinione senza se e senza ma. La nostra Costituzione sarà anche la più bella del mondo, però non ci dà questa garanzia. Sì, abbiamo l'articolo 21 che difende la libertà di parola, libertà di stampa, però già alla fine, o verso la fine, adesso non ricordo, di questo articolo c'è un comma che dice, che parla del buon costume, che la libertà di parola o di espressione va esercitata entro i limiti del buon costume. Qui probabilmente è inteso dal punto di vista sessuale, immagino, però comunque è già una limitazione abbastanza difficile, secondo me, da definire, ecco. Perché cosa sia il buon costume è come il buon senso, no? Ognuno crede di averlo, però ognuno ce l'ha diverso. E dopo cos'altro abbiamo? Abbiamo, sapete, già quando appena è stata scritta la Costituzione, un paio di articoli sono dedicati sono norme, chiamano transitorie, per evitare la riorganizzazione del partito fascista. E mi pare ci sia una legge del 53, adesso devo controllare sul telefono perché mi sono preso nota di tutto, che in pratica definisce più chiaramente cosa si intende per riorganizzazione del partito fascista. Allora adesso io lo trovo. Allora, la legge 645 del 20 giugno 1952, che precisa che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un'associazione, un movimento, comunque un gruppo di persone superiori a 5, non inferiore a 5, anzi, vabbè, cambia poco, prosegue finalità antidemocratiche proprie del regime, del partito fascista. E c'è una serie di punti, tra i quali uno, per esempio, dice, allora ripeto dall'inizio, altrimenti abbiamo perso il filo, allora, si ha riorganizzazione del partito fascista quando un gruppo di persone non inferiore a 5 rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito, di quello fascista. Ecco, può essere che molti di voi trovino questo assolutamente normale, però sapete, quando si dice esaltazione di esponenti si può pensare a Mussolini, quindi non si può esaltare Mussolini. Però Mussolini potrebbe anche aver fatto qualcosa di buono. Se io dico che alcune politiche, non so, le bonifiche, per esempio, operate da Mussolini sono una cosa buona, faccio esaltazione di Mussolini? Probabilmente sì. E quindi anche questo sarebbe vietato. Allora, di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito. Quindi, per esempio, il proporre un bonus per le famiglie numerose,
Io già mi immagino una trasmissione televisiva, uno che proponesse una cosa del genere, e sicuramente nello studio ci sarebbe un altro saputello che direbbe: ah, vedi, proprio come il partito fascista, proprio come i fascisti, e per cui usando questo per accusarlo di fascismo, perché quando si sono partiti politici diversi ogni colpo basso è valido. Questa non mi sembra una limitazione da poco, capite? Chiaramente voi dite: ma chi è che lo interpreterebbe così? Beh, lo stesso fatto che nello studio che sia possibile che ci sia una persona che faccia questo collegamento significa che il rischio c'è, si può benissimo usare questo. Dopo, ancora più grave secondo me, è la legge Mancino. La legge Mancino, più recente, mi pare fosse del 93, che punisce, tra le varie cose, mi sono salvato questa frase qua, punisce con la reclusione fino a un anno e sei mesi, o con la multa, eccetera, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Anche qui sembra che sia tutto normale. Però vedete, mentre il punto di prima, la legge del 52, poneva queste limitazioni a un gruppo di persone, vabbè, non cambia molto, diciamo che a me interessa di più la libertà individuale. Quindi se il gruppo di persone è un po' limitato sulla libertà di espressione, non dico che va bene, però mi tocca meno, ecco. Però come individuo a me interessa che la mia libertà di espressione sia tutelata. E qui la legge Mancino, propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, è molto vaga, capite? Cos'è odio razziale o etnico? Se quello che a me interessa è che tutti possano esprimere la propria opinione, e soprattutto quando questa va a offendere altre persone, perché se nessuno si offende non c'è nessun motivo di proteggere la libertà di parola, capite? È proprio quando quello che io dico può urtare un'altra persona che il mio diritto deve essere difeso. Ora, un conto è compiere un crimine, per esempio prendere a bastonate una persona perché è di una razza diversa. Allora qui abbiamo il crimine, che è prendere a bastonate la persona, e questo deve essere punito in ogni caso. Il fatto che sia motivato dal razzismo è un aggravante, e questo possiamo essere d'accordo, possiamo non essere d'accordo, però è una cosa. Diverso il discorso quando il crimine è l'odio stesso, cioè tu non prendi a bastonate nessuno, però semplicemente odi una certa persona, un certo partito politico, una certa minoranza, una certa maggioranza, per esempio odiare i ricchi, odiare i cacciatori, odiare adesso non so chi, i russi o gli arabi, i musulmani, oppure anche una certa razza. Si può odiare una razza, è criticabilissimo, però secondo me questo diritto deve esserci. E quindi la nostra libertà di espressione in questo è sicuramente limitata. Ora, perché io credo che questo sia male? Beh, c'è certamente il principio generale, che è quello che ritengo che tutti debbano essere liberi di esprimersi, ma c'è anche un motivo pratico, che è io preferisco una persona onesta che dica in faccia quello che pensa rispetto a una persona che sorride ma che pensa che sia un fenomeno. La limitazione della libertà di espressione limita anche la nostra capacità di sapere cosa pensano le persone, limita la capacità di accorgersi che ci sia un problema nella società, perché tutti tacciono. Ora, io preferisco di gran lunga che i fascisti si dichiarino, che i comunisti si dichiarino, che chi ha delle opinioni, chi odia magari una certa parte di
una certa categoria, lo dica chiaramente, mi sembra giusto così. Perché dopo noi siamo persone abbastanza intelligenti, sappiamo prendere le nostre decisioni, con chi stare, con chi non stare. Nel momento in cui... Cioè, pensate per esempio, lo dico qui, che Salvini sia un estremo razzista, xenofobo, che voglia bruciare gli ebrei, che voglia... la persona peggiore del mondo, ecco. Mi scuso con Salvini per questa ipotesi, ma mi sembra un esempio abbastanza calzante, perché c'è effettivamente chi pensa che lui abbia idee simili. Ma non sarebbe molto meglio se lui potesse esprimerlo chiaramente queste cose, così noi sappiamo che lui la pensa così e non lo votiamo, piuttosto che avere leggi che impediscono di dire queste cose e che ci lasciano nel dubbio. Molti, e anch'io sono tra questi, sono perfettamente convinti che Salvini non sia affatto un razzista. Però non si può dimostrare in alcun modo. Se ci fosse la libertà di esprimere l'odio razziale, sapremmo molto bene, chiaramente si può sempre mentire, però aiuterebbe a sapere cosa pensano i vari leader politici di queste cose, e quindi a smascherare i razzisti e quindi a dare un'arma in più agli elettori per sapere come votare. Ecco, questo è quanto. Ripeto, la libertà di parola, secondo me, va difesa sempre e comunque, anche quando, soprattutto quando, va ad offendere potenzialmente un'altra persona. Vi saluto, buona giornata, ciao.